Meridiano di Toscana TV, apriamo subito con la cronaca. Andiamo a Siena. Percuoteva i bambini di un nido domiciliare, arrestata una donna di 52 anni, ma vediamo i dettagli nel servizio. Un'educatrice di 52 anni è stata arrestata a Siena per violenze sui bambini. L'operazione dei carabinieri, erano arrivate diverse segnalazioni di mamme che lamentavano un disturbo del sonno dei bambini tutti tra 6 mesi e 3 anni e un comportamento insolito. La donna, separata e con due figli maggiorenni, che è risultata con precedenti penali specifici per maltrattamenti in famiglia, aveva organizzato nella sua ampia casa un nido domiciliare che era frequentato da 6 bambini da 6 mesi a 3 anni, i cui genitori pagavano una retta di 600 euro mensili. I militari, anche grazie all'apporto di telecamere e intercettazioni ambientali, hanno consentito di ricostruire numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse, anche con piccole lesioni procurate ai bimbi, alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno e occulsione del naso per imporre l'apertura della bocca, urla continue e insulti. I carabinieri, coordinati dal PM Silvia Benetti, sono intervenuti 2 giorni fa dopo che la 52enne aveva messo una bimba sul passeggino in terrazzo. I pianti della piccola e le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine intervenute in tempi rapidi. La donna è stata portata nel carcere di Sollicciano a Firenze e dopo la convalida è stata messa ai domiciliari. Durante le perquisizioni, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato una fascia elastica artigianale che la donna sembra usasse per immobilizzare i bimbi. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena stanno ora verificando la regolarità amministrativa del nido domiciliare per accertare se la struttura allestita era stata autorizzata dalle autorità competenti. Andiamo a Pistoia, pensione più vicina per i lavoratori della Breda esposti all'amianto. Patrizio Ceccarelli. Pensione più vicina per i lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Breda di Pistoia. I lavoratori entrati nello stabilimento prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000, potranno beneficiare infatti di 79 mesi e mezzo di benefici in termini pensionistici. Si tratta di un numero che oscilla intorno alle 170 persone. L'INAIL ha riconosciuto la continuità dei lavoratori tra il 1987 e il 1990 all'interno dello stabilimento pistoiese al tempo dello smantellamento del tetto di amianto. Ad annunciarlo è Iuri Citera della FIM CISL Toscana Nord, che ha ricevuto la comunicazione direttamente dalla direttrice dell'INAIL. Una novità questa che riguarda circa 170 operai entrati prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000. Al momento le domande presentate all'INAIL sono 94, ma dovrebbero arrivare, secondo le stime della FIM CISL, appunto a quota 170. Una decisione, quella dell'INAIL, che segue di 2 settimane la riunione fatta tra INAIL, INPS e tutti i soggetti interessati, proprio per affrontare la questione degli operai esposti all'amianto durante lo smantellamento del tetto. I 39 mesi di esposizione riconosciuta diventeranno così 19 mesi e mezzo di benefici, ai quali si aggiungeranno altri 60 mesi per quanti hanno continuato a lavorare in via Ciliegiole nei 10 anni successivi. E così i lavoratori entrati nello stabilimento prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000, potranno beneficiare di 79 mesi e mezzo di benefici in termini pensionistici. Si tratta, commenta Citera, del riconoscimento per il lungo lavoro fatto, che premia la costanza di chi non si è mai arreso e quanti purtroppo non sono qui con noi a celebrare questo importante risultato. Ora andiamo a Firenze, parliamo del bellissimo corridoio vasariano, una perla tutta fiorentina. Adesso vediamo come è e poi vedremo come sarà. Thank you.
Beh, insomma, un blitz davvero veloce nel corridoio vasariano che ad ora rimane chiuso e riaprirà nel 2021. Vediamo allora come sarà e come ce l'ha presentato il direttore Schmidt. Si stimano 500.000 visitatori all'anno. Maria Teresa Rabotti. Riaprirà nel 2021, dopo un anno e mezzo di lavori e 10 milioni di euro, il corridoio vasariano, il percorso del Principe che collega gli Uffizi e Palazzo Pitti, chiuso dal 2016 per ragioni di sicurezza. Il progetto esecutivo dei lavori è stato presentato questa mattina dal direttore degli Uffizi, Heike Schmidt. Questi lavori dureranno 18 mesi, sono calcolati in 18 mesi, quindi noi pensiamo che con un po' di fortuna nel 20, ma al più tardi nel 21 il corridoio sarà aperto, il quadro economico totale è di 10 milioni di euro e questo include IVA, oneri eccetera. Poi dalla riapertura in poi aprirà in una maniera completamente nuova, sicura, perché introduciamo 5 uscite di sicurezza in maniera climatizzata. Sentite che fa un po' freddo oggi, questo in futuro non sarà più così, ma soprattutto accessibile a tutti, anche per chi viene in carrozzina. Nel corridoio, che prima ospitava oltre 700 ritratti e autoritratti, troveranno spazio 30 sculture antiche e una raccolta di iscrizioni greche e romane. Il corridoio sarà ricostruito in una maniera filologicamente corretta, ci saranno circa 500.000 visitatori all'anno, quindi sarà un accesso proprio democratico per tutti a prezzi accessibili calcolati proprio sulla situazione di mercato prima della chiusura totale da parte dei vigili del fuoco nel 2016. In alta stagione il biglietto singolo costerà 45 euro, in bassa stagione 20 euro, naturalmente le scolaresche e chi ha la gratuità di legge entra gratis nel corridoio e vorrei sottolineare che questi prezzi sono molto più bassi a quello che abbiamo osservato prima della chiusura. Bene, parliamo invece di un'altra questione, quella della nuova tranvia, quella che dovrebbe collegare Bagno a Ripoli con Firenze. Insomma, c'è stato un secco no da parte della soprintendenza, il tiro va riaggiustato come ci dicono il soprintendente stesso e naturalmente anche il sindaco Dario Nardella. Vediamo. Sindaco, è arrivato un no categorico e piuttosto autorevole al nuovo tracciato al tracciato della nuova tranvia. Beh, non vedo nessun problema, l'importante è che dopo i no ci siano le proposte costruttive per portare delle migliorie. Io ho già parlato col soprintendente Pessina, come abbiamo trovato soluzioni nelle altre occasioni troveremo soluzioni anche per il tracciato che va a Bagno a Ripoli. I cittadini del quartiere 3 di Bagno a Ripoli vogliono la tranvia, è un servizio importante, è giusto dargliela, ma è anche giusto avere la massima attenzione sia per l'impatto sul patrimonio storico artistico, sia anche per la tipologia dei cantieri che io ho già detto devono durare pochissimo, non devono creare problemi ai cittadini. Fino a quando non sarà tutto pronto e sarà tutto curato nei minimi particolari, noi non cominceremo con i lavori. Beh, del resto che la tranvia stia avendo un grande successo lo abbiamo visto anche da questi giorni. È arrivata qualche critica sulla nuova linea perché è già troppo piena dopo una settimana. La cosa simpatica è che prima si lamentavano tutti perché non la volevano. Ora la vogliono in troppi, questo ci fa piacere, vuol dire che stiamo andando bene in questa direzione. La vostra dialogo, tu hai avuto la sensazione che ci fosse un'apertura rispetto a che hai detto, io l'ho sentito dopo questa intervista. C'è un'apertura rispetto a rivedere il progetto e quindi a mettere mano o è un no categorico? No, ma è chiaro che la soprintendenza dovrà dare un parere, nel dare parere dovrà dare prescrizioni, quindi in un modo o in un altro dobbiamo uscirne, ragazzi. Ecco, sindaco, su questo lavoreremo insieme, non vedo qual è il problema, siamo tutti, come dire, nella stessa condizione, abbiamo una conferenza dei servizi, vogliamo tutti realizzare quest'opera, la vogliamo realizzare nel migliore dei modi. Tutto. Pessina ha detto che non spetta alla soprintendenza dare proposte alternative, lei vede una
possibilità del passaggio della tranvia altrove rispetto ai viali? Questo lo vedremo, siamo già all'opera per studiare soluzioni tecniche ed è chiaro che in una conferenza dei servizi si danno pareri, quindi nel dare pareri si dirà sì o no a qualcosa. Allora, intanto quello che vorrei che fosse chiaro, non c'era forse nel giornale, il problema riguarda solo il tratto Piazza Libertà Viale Matteotti. Sulla linea 3.2 in generale siamo d'accordo sul fatto anche di realizzare un nuovo ponte, potrebbe essere anche un bel esempio di architettura contemporanea, quello che ci è stato proposto ci sembrava gradevole. Ci sono alcune cose che forse vanno riviste, troviamo un po' impattante il deposito e l'officina collocata a Bagno a Ripoli in un'area che comunque ha mantenuto un suo pregio, una sua vocazione verde, che verrebbe forse saturata. So che il comune Bagno a Ripoli ha presentato le stesse osservazioni e sicuramente i progettisti adesso provvederanno a rielaborare il progetto. È chiaro che così anche, ripeto, i problemi archeologici sono pesanti, ma io sono tutto sommato abbastanza fiducioso, perché in genere le opere della tranvia non scendono mai a una grande profondità. Naturalmente ci sono delle cose che vanno appurate immediatamente, perché essendo un'opera lineare non si può poi spostarla. A un certo punto, quando iniziano i lavori, il tracciato deve essere certo, però a volte basta spostarsi di poco o rialzarsi di qualche decina di centimetri. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.